allforshooter.com, siamo qui a Vicenza. Oggi è un giorno importante, è il 13 di febbraio 2016 e tutti gli appassionati, tutti gli amici, cacciatori e tiratori sanno cosa significa. Sì, è cominciata IT, una edizione straordinaria che possiamo dire a preventivo ha già fatto dei numeri incredibili, più 16% di espositori, e siamo a parlare dell'edizione di quest'anno con quello che è il protagonista assoluto, il Deus Ex Machina di tutta questa meravigliosa manifestazione, Matteo Marzotto. Ciao Matteo. Ciao, benvenuto. Matteo Marzotto non ha bisogno di presentazioni, ma due parole ce le spendo. Presidente, amministratore delegato di Fiera Vicenza S.P.A., colui che ha voluto portare a questo livello IT, facendone quello che è oggi. Matteo viene da una famiglia di sportivi, di cacciatori, lui è un grandissimo sportivo ma non è un cacciatore, tuttavia ama moltissimo quello che è il nostro mondo e adesso ce la racconterà in maniera analitica quella che è la sua fiera. Prego Matteo. Grazie per aver detto Fiera di Vicenza S.P.A., perché non è banale, lo chiamano queste fiere le chiamano tutti enti, noi non siamo ente, siamo la migliore, dicono, partecipata pubblica italiana. Abbiamo la fortuna di avere dei soci che ci fanno lavorare, a me, al direttore generale e al team in modo imprenditoriale, e questo ci ha permesso anche di lavorare bene su questo prodotto, che per noi è un prodotto ormai di AAA, perché è un prodotto assolutamente importante anche dal punto di vista economico e dal punto di vista reputazionale. Il segreto dal giorno 1 è stato cercare di applicare a questo prodotto qui le migliori esperienze che abbiamo messo a punto, diciamo, nella gioielleria e nell'oreficeria. Sembra che non ci azzecchino, in realtà ci azzecca molto, perché nel momento in cui tu applichi una a tutto, diciamo, il personale, applichi una, instilli, diciamo, una cultura luxury, poi dopo la applichi agli altri prodotti e improvvisamente viene fuori una fiera fatta bene. Ma è quello di cui ha bisogno anche il mondo della caccia, ha bisogno di un upgrade anche da questo punto di vista. Sì. C'è una grande passione, è un grande movimento di cuore. Qualche volta bisogna focalizzarlo un pochino. Io quello che vedo quest'anno è sempre di più una grande soddisfazione della gente, sempre di più arrivano famiglie. Prima era un qualcosa esclusivamente per cacciatori e tiratori appassionati, ci sono ancora, sono tantissimi, è tutto strapieno. Vedo anche le famiglie. Qualche segreto? Ci fa molto piacere, noi abbiamo continuato a insistere su questo. La caccia e comunque il mondo dell'arma ludica è un mondo che responsabilizza, è un mondo civile, da che mondo è mondo, cioè dalla notte dei tempi, è un mondo che è regolamentato, che ha delle regole piuttosto precise, bisogna lavorare affinché queste regole migliorino ulteriormente. Noi siamo una piattaforma al servizio della filiera e dell'industria, e come piattaforma che fa incontrare domanda e offerta dobbiamo anche saper proporre, diciamo, delle formule importanti. No, questi qua sono mondi, anche quello della caccia è un mondo che forma i giovani e che responsabilizza i giovani. C'è naturalmente la demagogia classica e anche un populismo e anche, insomma, un po' di mancanza di informazione, che invece contrasta questo, la verità che non è sempre evidente. La verità emerge sempre. Deve emergere e noi dobbiamo essere in grado insieme di farla emergere. Allora, so che quest'anno c'è stata una cosa che tu volevi fortissimamente, il grande ritorno e l'espansione della parte relativa ai cani, quella sulla caccia d'armi, la conosciamo bene, ci porti a vederla? Certo, andiamo al 4. Eccoci qua, siamo arrivati quindi nel padiglione dove dovevamo arrivare. La tua creazione si implementa, aumenta in maniera radicale su questa parte dedicata alla cinofilia. D'altra parte il pet è anche un mondo importantissimo in altri mondi, in altri universi, per esempio nella terapia, nella cura anche di alcune patologie, ed è una cosa fantastica che una fiera che parla di caccia e di armi parla in maniera radicale del più importante forse dei pet della notte dei tempi, il cane, la cinofilia. Ecco, solo per darti qualche numero, anche per capire che cosa muoviamo come filiere, diciamo, la ricaduta economica di quello che è contenuto a Vicenza in questi giorni vale per l'Italia circa 8 miliardi di euro. Vuol dire che le singole filiere che lavorano, diciamo, sull'arma ludica,
e alcuni degli accessori, probabilmente neanche tutti, rappresentati qui oggi. Quindi probabilmente quello che dici del cane non è neanche compreso come effetto indotto sull'economia italiana, vale oltre 8 miliardi di euro. Allora dico, un contenitore unico che possa mostrare a un appassionato la filiera allungata, quindi spendere uno o due giorni da noi, era una cosa che un po' mancava, diciamo. Valore aggiunto, ti interrompo un attimo, parliamo anche di un mondo che vende tantissimo, dove l'export è fondamentale, che sono eccellenze italiane nel mondo che non hanno subito crisi nei mercati esteri. Oltre l'80% è esportazione. E questo è fondamentale. Noi puntiamo, lo siamo già, però puntiamo a rafforzarci come fiera di riferimento nel centro e sud Europa, rispettando e anzi ammirando il lavoro di Norimberga, però diciamo senza nessun timore, ecco. Noi possiamo ancora molto crescere e si cresce con i contenuti e con la capacità di offrire sempre novità al marketplace. Noi siamo piattaforma al servizio dell'industria. E questa, oltre ad essere una piattaforma al servizio dell'industria, credo che sia un topic, un argomento estremamente interessante anche appunto proprio per le famiglie, anche per chi non è cacciatore e viene qui, passa una giornata, due giornate, certo, esattamente, a vedere tutte le razze di cani. Non ci sono però solo cani, vero, se non sbaglio? Ci sono anche i falchi, e i falchi sono evidentemente un antichissimo modo di cacciare e una grandissima attrazione per il pubblico. Andiamo a vedere i falchi e ci saluteremo quindi di fronte a quelli che è anche una forma augurale, no? Se vogliamo, falco, basso volo e soprattutto di alto volo. Alto volo. Eccoci qui quindi, Matteo, che siamo arrivati in un posto straordinario, un meraviglioso diorama, una natura morta ma che racconta il modo invece vero, vivo, di vivere la natura, e qui rappresentata da questo splendido ibrido di sacro e girfalco, meraviglioso. Un augurio e un saluto quindi a questo punto da parte tua a tutti i nostri amici appassionati. Intanto sono molto orgoglioso di avervi presentato la nostra fiera, che è un po' la nostra fiera della comunità allargata. Sempre a disposizione per cercare di migliorare. Un grande saluto affettuoso e appassionato ai nostri amici e a tutti voi.